I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Casalotto di questo sabato, sì, sabato, venerdì sera, ormai sono avanti, voglio che sia sabato per godermi, gustare con tutti voi l'estrazione, la prima del mese, quindi naturalmente anche domani, prima il pomeriggio e poi la sera alle 20, tutti sintonizzati con Casalotto per appunto vedere questa prima estrazione del mese che sarà secondo me favolosa. E come sapete noi la diamo sempre in anteprima nazionale, siamo i primi, numero uno in tutto, anche perché abbiamo loro, Marco e Lio, questa sera Marco, quindi ciao, buona serata. Ciao Clara, ben ritrovata, un buon venerdì sera a te. C'hai un ciuffo Oddio, scomposto, eh? ma guarda, Eccolo lì, oggi è guardalo, tutto. fai da specchio, dai, tanto noi siamo, Ah, ecco eccolo qua, lì, grazie, visto che mi cura, perfetto. se non ci No, fosse noi siamo lui. tranquilli, È siamo un vero, salotto tranquillo, ecco, infatti, quindi è anche il vero, ciuffo fuori grazie, posto, va più bene. comodo così da specchio, insomma, ben ritrovati. Continua questa bella giornata insieme. Oggi pomeriggio è stato un appuntamento straordinario. Io vi devo da subito ringraziare per la partecipazione all'appuntamento pomeridiano. Insomma, abbiamo avuto davvero una giornata particolare con anche grandi, grandissime novità. Abbiamo ripercorso quella che è stata ieri sera l'ultima estrazione del mese di marzo e devo dire che è stata particolarmente fortunata perché è andata molto, molto bene per molti aspetti. Insomma, dal gioco dell'88 a quello del 90, a quello dei vertibili. Insomma, tra poco li vediamo anche insieme i risultati ed è interessantissimo iniziare questo mese di aprile con delle caratteristiche assolutamente straordinarie. Lo anticipo, aprile sarà un mese molto diverso rispetto, apparentemente sembra sempre tutto uguale per quanto riguarda la parte tecnico-statistica, ma poi ci sono delle differenze che sono sostanziali e fondamentali per poter seguire e perseguire un gioco corretto. Aprile è storicamente un mese meraviglioso. Ne parleremo strada facendo, quindi non voglio dare false speranze, false illusioni a nessuno. Andremo a trattare solo il meglio e ci sono già delle buone possibilità. Intanto il mio primo invito è accantonare le vecchie giocate, quelle che magari non hanno dato nulla, perché succede, non sono solo vincite qui a Casalotto, ci sono anche le perdite, ovviamente. Ok, per quanto riguarda, stavo dicendo le nuove tracce. Sapete che nel pomeriggio avevamo un ospite, scusate, in studio, Fabio Galetti, che è il direttore di Lotto Corriere, che io ancora ringrazio per la sua partecipazione. Si è parlato anche d'altro e quindi insomma abbiamo avuto la fortuna anche di poter confrontarci per alcuni aspetti. Il gioco del lotto è una cosa complicata. Ovviamente qui in televisione il nostro compito è quello di rendere magari più semplice un consiglio e quindi di arrivare in modo anche così tranquillo. Tranquillo, senza diciamo prenderci troppo sul serio. Sono poi quello che contano i risultati. Ti ripasso la parola perché vedo, tanto io mi gratto, vedi che è come essere a casa qua, il fantastico WhatsApp e poi partiamo con i consigli. State lì. Guarda, io volevo ringraziare subito Miran e le tantissime altre persone che continuano a scrivere. Lei ha lasciato un messaggio che credo che sia la pubblicità più bella, perché già voi non siete i tipi di persona che sono lì a dire quanto sono bello, bravo, e di pubblicità in giro a Casalotto, di Casalotto non si fa. Però questa è la migliore. Lei dice, grazie, ho giocato quello che potevo, la fedeltà riposta in Lio e Marco viene sempre ripagata. Grande serietà e professionalità nel tempo. Basta, sa. Che Sarebbe bello in dire? realtà poi rendere tipo pubblici tutti i messaggi di WhatsApp, perché lo devo dire, insomma, ne arrivano, sono migliaia, perché Sì, sono sì. migliaia di messaggi.
Qualcuno, magari con toni anche un po' arroganti, che si lamenta perché non ha vinto niente, ma ci sta, non è una cosa offensiva, perché se uno prende un servizio e un aggiornamento, va avanti e da quello non viene fuori nulla, fa parte del gioco del lotto. Proprio oggi pomeriggio ho ricordato, e se non erro si chiamava Claudia, era un messaggio che avevo, no, una mail che mi ha incuriosito perché mi ha anche proprio chiamato di là dalla redazione, che era stranissima. Ed è stata proprio Daniela dalla redazione a dirmi: Marco, guarda questa signora. E devo dire, mi è piaciuta perché era una... è una persona, Claudia mi sembra, sì, se non ricordo male, lo spiegavo appunto oggi, che ha fatto un calcolo ed è una cosa che credo più o meno tutti dovremmo fare, insomma la mail era particolarmente lunga, credo che tendenzialmente l'amica Claudia sia una di quelle un po' reticenti, che quindi uno dice non ci credo o ha giocato delle cose che non sono uscite. Lei aveva semplicemente preso, ricordo i numeri dei portali, tanto per capirci, l'895-095 della diretta di giovedì sera, quindi quello che viene chiamato l'otto flash, che viene costruito da me, da Lio in diretta, e quello del giorno dopo che parlava del 90. E ha mandato, sempre all'interno della mail, alcune foto degli scontrini, e ce ne sono tanti, sono veramente tanti, dove lei ha messo insieme la spesa totale tra le telefonate, le giocate e il risultato, e ha fatto un discorso importante secondo me, perché lei ha detto: io era già 10 giorni che non beccavo nulla, ho fatto un calcolo, in questi 10 giorni tra chiamate e giocate ho speso circa 25 euro, sì, con quella roba lì di ieri sera, quindi col risultato del 21,88 secco in terzina, il 90,77, il 12,77, il 9,12, che è tutto ciò che abbiamo vinto al primo colpo di gioco, lei ha vinto 490 euro. Ah, però. E quindi dice: nessuno diventa, come dico io, milionario, ma è grande soddisfazione, sì. Li vuoi usare anche ancora nel gioco del lotto, ci vai avanti 6 mesi e quindi puoi andare avanti provando, e poi arriva la volta che c'è il terno, l'ambo secco e le delusioni, perché fa parte del gioco. Io lo ricordo sempre a tutti, mi rendo conto che scegliere, insomma, nel mondo televisivo è difficile. Imparate a fare una scelta, quindi non a seguire 100.000 consigli, perché altrimenti è un casino, passatemi il termine, e valutare, non ci vuole molto a dire: ho speso tot, non li ho mai recuperati o ci ho vinto anche sopra. Io parlo sempre di un ipotetico piatto della bilancia. Certo. Siamo tutti grandi, no? E quindi giocati questi 5-10 euro che non rovinano nessuno, continui a perdere, piantala lì. Se invece poi i risultati ci sono, vuol dire che, insomma, 20 anni di Marco Di Lio a qualcosa servono. Ho finito. Sì. Bravo, grazie anche per questi consigli appunto su come giocare. Ma adesso arrivano i consigli, quelli che tutti aspettano. Quindi a te ancora la parola, Marco. E allora dobbiamo correre in redazione, anche questa sera c'è quella nuova e quindi spero di districarmi, insomma, tra i vari cubotti. Andiamo a parlare di centenari, ce ne sono 6 e sta roba, insomma, è complicata. Però devo dire che, e oggi non ne abbiamo parlato, c'è questo speciale ultimo minuto in Lotto Shock molto particolare ed è sicuramente un modo corretto per avvicinarsi al gioco del centenario con poca roba, usando davvero pochi soldini. Venite con me. Rieccoci, wow, io lo vedo adesso per la prima volta, insomma, eccolo qua, Keith Haring, il grande graffittaro d'adozione newyorkese. E beh, qui parliamo di arte, vabbè, siamo fine anni 70, anni 80, ma è assolutamente riconoscibile, sono quegli artisti pazzeschi che hanno, insomma, nella loro mano e nel loro tratto, insomma, si riconoscono. Bello, mi piace, insomma, molto più moderno rispetto ad altri che abbiamo visto in questi giorni. Vado a toccarlo perché adesso mi tocca farlo sparire e andiamo invece a dare un'occhiata a quella che è la traccia per quanto riguarda l'89-22-22 che avete già visto, ed è uno straordinario Lotto Shock, ultimo minuto speciale centenari. Vi ricordavo dallo studio che siamo ancora a quota 6 centenari e qua, insomma, mi sembra davvero troppa roba. Però c'è un modo di avvicinarsi al gioco dei centenari usando un piccolo consiglio. Vado veloce, poi intanto la regia ci lascia il 9,90 e vi spiego il perché. Allora, che cosa troverete in Lotto Shock? Un terno con il 28 di Torino, che è a quota 128 turni di assenza. E questo è molto carino. Quindi io e Lio, sulla ruota di Torino, abbiamo preparato questo terno col 28. Genova al 22, posso dirvi che tra tutti è quello che preferisco, non tanto per il gemello 22, che non mi fa nemmeno impazzire tra i numeri, perché è a 101 e noi sappiamo che molti centenari o non vivono 24 ore, quindi sono destinati a cadere a quota 100, o entro i 105, molto spesso prima dei 103, cascano. Il 22 è a 101, ci proviamo un ambo, un terno,
solo su ruota, quindi troverete il terno di Torino, Lambo e il terno di Genova. Capite che qua siamo già a quota 3 euro di spesa per quanto riguarda la giocata. C'è di più, ritorniamo regia un secondino sul quadro estrazionale, perché quelle due ruote che hanno come isotopi il fantastico 990 sono Genova, che ovviamente ha il suo 22, e Napoli, che ha invece come centenario il 70, che è a quota 137. Bene, in realtà il 990, sapete che per Marco e Lio è una condizione. Che cosa succede? Genova e Napoli dal 990 ci danno un ambo secco, quindi quella è la giocata. Ricordiamoci però dei due centenari. Tutto qui. Credo di avervi detto davvero tutto. Vi aspetto il Lotto Shock, ne posso parlare solo adesso. E allora attenzione a questo straordinario appuntamento del venerdì sera, 89 22 22, come sempre, tasto 3. Ricordo, da tutta la rete fissa al costo dell'intera chiamata di 2 euro, dai cellulari TIM, Vodafone, Wind e 3, 1 euro in più. Cercano, ma non si fan trovare facilmente. Tutti li inseguono, tutti li aspettano, ma a volte non si vedono per niente. Corrono nell'immensa prateria, al galoppo li vedi andar via, con le barbe bianche di denari. Sono i misteriosi centenari. Hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, tutti li attendono, tutti li contano, ma non si fan pescare facilmente. Tutti li implorano, tutti li bramano, ma spesso non ti filano per niente. Fuggono coi cavalli mentre a terra, giù dai Kenya e su per la sierra, con le barbe bianche di denari. Sono i misteriosi centenari. Hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, tutti li coccolano, tutti li scrutano, ma sono estremamente riservati. Tutti li annotano, tutti li citano, e prima o poi saranno catturati. Sono sempre in fuga, sempre in corsa, chi li prende riempie la sua borsa. Alle barbe bianche dan denari, sono i ricercati centenari. Alle barbe bianche dan denari, sono i ricercati centenari. Hey, ha, hey, ha, Caro, torniamo indietro col tempo, andiamo al 1938. C'eri già? Sì, certo. E da un pezzo. Guarda. Va bene, scusami, era un primo aprile, non era un pesce d'aprile, non era, una notizia vera. Che merdoso che sono. Oh, amore, ma io ti amo. Va bene, andiamo. Ecco. E allora, praticamente in quella data viene messo in commercio per la prima volta il caffè solubile. A produrlo è la Nestlé, che si avvale di un procedimento messo a punto da Max Mortgenthaler.
E io so che invece però è stato scoperto niente poco di meno da un giapponese, tanto per cambiarsi giapponesi, figurati. Nel 1880 e qualcosa, questo giapponese Kato l'ha inventato. Il caffè cioè solubile. Sì, caffè solubile. Poi appunto in questa data, nel 38, c'era la crisi, c'era troppo caffè in giro e non sapevano cosa fare. Dicevano, in Giappone? Come gli arrivava il caffè lì? No, un giapponese non sappiamo però dove l'ha inventato. No, infatti, non so dove era, se era negli Stati Uniti o dove. Vabbè, però esportando comunque tè, magari importavano, non lo so, insomma, qual era il giro. Sì, infatti, non lo so, ma comunque è stato proprio inventato in Giappone e poi appunto la Nestlé l'ha commercializzato. Adesso qui in Italia mi sa che non lo bevete molto, ma noi in America alla grande proprio. Beh, ma all'estero ci sono, a parte vabbè, la Nestlé ormai è un impero, no? Quindi ormai credo abbia comprato più o meno tutto. Però è il ferma pen. Il vabbè, non fai nessuna pubblicità perché tanto c'è solo quello Nescafè che è poi della Nestlé, insomma, credo sia qui il più utilizzato. Stavo pensando, è vero, all'estero, quando tu vai al supermercato, a me viene in mente l'Inghilterra, la Francia e la Spagna, che magari conosco un pochino meglio, se vai nei supermercati c'è il mondo di roba solubile, ce n'è veramente tanti. E quando sei, insomma, in vacanza, in viaggio di lavoro, magari, insomma, una roba mediocre, da italiano, e il tuo caffè non lo bevi da nessuna parte, ti accontenti. Quindi se ti va di fortuna, hai un bollitore nella stanza d'hotel, altrimenti insomma basta l'acqua calda del lavandino, in qualche maniera t'arrangi. È quello che faccio io, di solito. Acqua bollente e non io sono, certo. Purtroppo sono caffè dipendente, quindi ne bevo veramente tanto. Ho il palato, diciamo, del caffè giusto nostro, ma sono uno che si accontenta. Il caffè amaro? Sì, sempre senza zucchero, assolutamente. Io sono uno di quelli che ama anche Starbucks, che qui da noi non credo possa avere grande fortuna. Dicono, però i che giovani l'anno prossimo aprirà, apre. Speriamo. Lo so. È che i giovani lo conoscono e magari lo apprezzano. Io le più belle colazioni in India, in Thailandia, insomma, me le sono fatte lì. Ecco, me Starbucks e Pizza Hut sono le due catene mondiali che da noi in Italia non le vogliono aprire, ma per me sono una garanzia quando vado all'estero. Quindi la pizza da una parte e la colazione dall'altra. Esatto, sì, è venuta una fame. Anche vabbè, a me, tra poco andiamo a cena, manca allora, poco. Parliamo qui, mettiamoci di nuovo al lavoro, perché se parliamo fatti di cibo, veramente che stiamo male. Ma andrebbe bene il Nescafè con l'acqua calda del lavandino, adesso anche quello. Regia, per favore. Esatto. No, dai, tu devi andare in redazione. Molto bene, allora ritorniamo in redazione, torniamo a parlare invece di quello che è un consiglio importante per domani, perché sicuramente ieri sera si è chiuso il mese, si è chiuso il gioco del 90 ufficiale, quello di marzo, che devo dire, l'abbiamo ricordato anche oggi, particolarmente strano, perché 5,90 sulla stessa ruota, come appunto direbbe Lio, i numeri proprio in memoria non ce l'hanno, e oggi abbiamo anche spiegato che cosa vuol dire questa cosa. Andiamo a vedere dove invece noi possiamo iniziare voltando pagina, quindi buttate via tutto di quel che non è uscito, perché quel che è uscito ovviamente si è trasformato in vincita, e ripartiamo da qui, venite con me. Rieccoci, allora massima attenzione, perché andiamo a parlare di uno dei portali più seguiti dagli italiani, lui, l'895095, quello che contiene le news statistiche di Casalotto. E allora facciamo scomparire il fantastico quadro e andiamo invece a dare un'occhiata alle due tracce per il gioco del 90. Come ho detto oggi, Napoli potrebbe ridarlo addirittura per la sesta volta, perché abbiamo un 77 quinto estratto che, se andiamo ad osservare col 13 di Bari e col 13 di Torino, è ancora somma 90. Quindi, boh, se ve lo volete rigiocare sulla ruota di Napoli sto 90, anche solo come ambata, piccolo consiglio. Ma vediamo invece dove ufficialmente è un po' più importante, perché va bene che i numeri non hanno memoria, probabilmente Napoli lo ridà il 90, perché è troppo anomalo questo movimento appunto iperfrequente su un'unica ruota in un mese intero. Ma rimaniamo concentrati, iniziamo il nuovo mese, quindi domani, prima estrazione di aprile, ruote alte. Quindi occhio, perché sapete che abbiamo questo tipo di traiettoria, 13,77 Bari-Cagliari, che sono anche consecutive, somma 90. E qui troverete due ambi e un terno. Io ve li consiglio perché rappresentano la partenza. Poi, per dire che erano una schifezza, non sono usciti, è andata male, si sono girati uno su uno giù, c'è tempo. Ripartiamo da qui, perché questo vuol dire affrontare un mese di gioco. Avete visto come si è chiuso ieri sera in bellezza il mese, perché è andata veramente bene. Ci sono stati
tantissimi risultati da tanti portali diversi. Cagliari-Torino, altre due ruote note all'inizio del mese. E avrete notato che anche su Cagliari-Torino c'è quel 77-13, quindi altra somma 90. Occhio però perché Cagliari ha, e Torino, un solo ambo, un solo terno. Della doppia condizione c'è Cagliari come ruota comune, quindi in teoria Cagliari domani sera è la più gettonata per il gioco del 90. Io ho detto tutto, avete perfettamente capito che la roba che si gioca è davvero poca. Prima di farvi correre nell'895-095, regia, velocissimi, vediamo proprio quattro scontrini che rappresentano tutto ciò che, non tutto, si è vinto molto di più, le vincite più importanti volevo dire di ieri sera. 14-21-88, qui avevate il 21 capogioco, nato proprio solo su Torino durante la diretta di martedì, dalla bellissima condizione del terno di numeretti consecutivi. Bene, avevate 21 ambata col 14-88, è arrivata l'ambata su ruota singola al primo colpo e l'ambo secco 21-88. Questa è casa Lotto e questi sono i nostri risultati, quindi secco in terzina. Stesso discorso, secondo colpo, Bari Venezia 13-31-90, arriva un ambo in terzina, quindi vale un pochino meno. Che cosa ha portato anche molte di voi, ne abbiamo parlato e ne parleremo magari anche domani, che c'è un po' più di tempo, a giocare qualche euro in più? Che avevate in mano anche il Bari Cagliari, dove Bari Cagliari 13-31, ambo secco, poi vi siete ritrovati Bari Venezia 13-31-90, 13-31 in comune con la ruota di Bari vi ha portato a dire me lo gioco meglio, insomma è arrivato anche quello, quindi altro straordinario risultato. Ora dedichiamoci all'895-095, vi aspetto dopo il tasto 3 per fornirvi i 2,90 con ruota in comune Cagliari Occhio per l'estrazione di domani. Cari amici, caro Marco, ascolta questa notizia che secondo me non accadrà mai. Allora, vogliono vietare i selfie. Ma dove? Ma dove? Allora, andiamo con ordine. L'associazione Privacy for Life, che praticamente qui in questa associazione fanno parte tanti manager di tutti i personaggi famosi, attrici, musicisti, presentatori, eccetera, eccetera, hanno deciso di correre ai ripari contro questa stressantissima moda del selfie con il VIP. Quindi vogliono vietare appunto i selfie nelle kermesse, manifestazioni, eccetera, eccetera. Ma dove? Ma guarda, i personaggi famosi devono solo ringraziare i fan che gli chiedono di farsi il selfie. Esattamente, no? Sì, purtroppo credo faccia parte del mestiere, se no te ne stai a casa, sul divano, a casa tua, guardi la televisione, è così. Bravo. Mi sembra un po' una minchiata. Bravo. No, non volevo dirlo, ma lo pensavo.
pensavo. Nonostante io sia uno assolutamente, cioè personalmente contrario, cioè io non me li sparo da solo, sono delle robe terribili, non, anche perché vabbè, non mi piace mai il risultato, quindi evito. Però sono tendenzialmente uno che non ama nemmeno la foto con la persona dentro. Io nei miei vari viaggi preferisco scattare, per me dei cellulari tutti super fantastici, un paesaggio, un monumento, insomma una roba che mi piace, ma mai la foto con chi sei o no. Quelle proprio non mi piacciono a me, sono io che sono disturbato mentalmente. Anch'io, io le detesto. Quelle... Ma perché la trovo idiota? Perché devo farmi una foto con dietro il paesaggio? Ci sono stato lì, devo cosa? No, preferisco ricordarmi quel paesaggio, quel momento che voglio fermare nell'immagine, perché tanto c'ero e quindi quando mai la rivedrò mi ricorderò quel momento. Perché devo essere lì per far vedere a qualcuno che ci sono stato? No. Quello sì. Però ecco, posso garantire quando qualcuno ci chiede una foto, un autografo, perché succede anche qui che vengono a trovarci, ma ringraziamo col cuore, veramente, un bacio a tutti voi. Anche al supermercato, se non mi fa impazzire, perché mi dà un po' noia, mentre sto facendo la spesa, però va bene. Andiamo in redazione, perché noi adesso, col banco degli yogurt di dietro, ce n'è anche di qua. Andiamo invece in redazione e andiamo a parlare di un'altra fantastica possibilità per chiudere in bellezza l'appuntamento del venerdì sera. Andiamo! Rieccoci, allora dobbiamo correre perché purtroppo il tempo è davvero tiranno e allora mando via il fantastico quadro e andiamo a vedere che cosa nell'89-22-77, quindi l'8 flash, troverete in esclusiva per l'appuntamento del venerdì sera. Fate attenzione perché, l'ho già ricordato insomma nel pomeriggio, abbiamo poi tempo ancora domani, però se ci siete, magari domani pomeriggio non avete voglia di seguirci, avete sicuramente modo di affrontare la prima estrazione del mese. La ruota di Bari intanto l'abbiamo appena visto anche nei nostri risultati perché 13-31 è un fantastico ambo secco, non ne avevate 100, c'era quello tra i vertibili che abbiamo anche vinto sulla ruota di Bari proprio ieri sera. 13-31 e 28-82 sono due vertibili puri. Sapete che Marco e Lio hanno una loro, abbiamo, insomma non voglio parlare in terza persona, una nostra tecnica. Quando arriva insomma un ambo vertibile che sia su ruota o con perfetta isotopia si fa un calcolo. Questo non vuol dire 1000 per 1000 vincita sicura, ma è roba che c'ha quasi 20 anni. Quindi ci possiamo provare insieme perché dal 13-31 della ruota di Bari emerge una traiettoria fatta di un ambo e un terno, mentre dal 28-82 per la ruota di Firenze arriva un ambo e un terno su ruota singola, quindi massima attenzione. Pezzo forte del servizio, l'andata 8 su Roma e Torino, con i suoi due ambi eterno di inizio mese. Sono stato un po' veloce, ma vi attendo perché il tempo è tiranno, ma le linee ci sono, in lotto flash 89-22-77, sempre dopo il tasto 3. Sette, sette.
passata la puntata, quindi buona serata a tutti, ci vediamo domani alle 2.30 e poi alle 20 naturalmente per l'estrazione. Un beso grande a voi e a te. Gnam, 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 papà buona, bravo. Esatto, adesso è ora di mangiare. Grazie, grazie davvero, un buon proseguimento di serata qui su Italia 53 e ci vediamo domani con i due appuntamenti importanti, pomeridiano e serale con la prima estrazione del mese. Grazie ancora, ciao.